Tornano come da tradizione, che si rinnova da 42 anni, il pellegrinaggio a piedi Teramo San Gabriele e la Tendopoli in programma per il 6 e il 20 di agosto. Come sempre il pellegrinaggio avrà luogo il primo sabato di agosto con ritrovo alle ore 21.30 nella Cattedrale di Teramo per la benedizione dei pellegrini da parte del Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi prima della partenza prevista per le ore 22. A presentare i due eventi padre Francesco Cordeschi, ideatore anni della Tendopoli, che ha spiegato come la prossima Tendopoli sia un invito rivolto ai giovani a non fermarsi. Esatto, siamo qui per ricominciare, perché dopo la pandemia, questa situazione così precaria, non possiamo arrenderci e la Tendopoli torna. Ormai siamo alla 42esima Tendopoli e non potevamo lasciare l'attesa di tanti giovani in attesa, non, senza una risposta. Qual è il messaggio che vuole dare quest'anno? Ah, siamo proprio qui, il tema è proprio della Tendopoli, è Talit Kum, cioè che vuol dire: giovane, dico a te, alzati, prendi la tua vita, prendi quello che sei e mettiti in cammino, al di là delle paure che ti vengono messe addosso, al di là della situazione sociopolitica che sembra più diventare pesante. Tu giovane, sei speciale, tu giovane sei una ricchezza, perché Dio ti ama come ama l'uomo e non puoi arrenderti dinanzi al pessimismo che sempre più ti sta avvolgendo, quasi per toglierti la speranza. Non mollare, come dice il Santo Padre, andiamo avanti, alzati e cammina. Anche se sarà solamente una giornata, saranno tanti gli appuntamenti in programma. Sicuramente la giornata siamo stati obbligati a ridurre, perché con la pandemia ancora abbiamo delle grosse problematiche, e soprattutto la cosa bella che io tento quest'anno è di invitare ragazzi anche abbastanza giovani, parliamo di ragazzi delle 13-14 anni, perché vedo che i ragazzi di questa età sono completamente disorientati e verrà proprio per loro chiamato Don Alberto Lavagnani, che è un leader, è un esperto, i suoi video vanno per la maggiore a livello nazionale, quindi saremo veramente felici di averlo con noi e penso che lui possa darci proprio su questo tema un orientamento bello a questi nostri ragazzi.